rilascia all'ospedale San Donato di Arezzo un nuovo test che in soli 15 minuti può accertare la gravità del Covid-19, ossia la sua carica infettante. Si tratta di un prelievo ematico per valutare la distribuzione dei monociti, ossia le cellule ematiche che reagiscono prima di altre ad un agente infettante. Questa popolazione di cellule chiaramente si ingrandisce, si modifica per attaccare questo agente patologico, e chiaramente modificando noi registriamo la modifica e registriamo le dimensioni della popolazione, e questo è indice dell'infezione e della reazione in atto da parte dell'organismo. Il prelievo ematico nel giro di pochi minuti riesce così ad accertare non solo la presenza di una reazione dell'organismo verso un agente virale, ma permette anche la determinazione degli anticorpi. Noi per primi stiamo sperimentando in Italia, ci sono altri centri che ci stanno studiando, sono al vaglio tutte queste ipotesi, cioè dalla gravità dell'infezione, dell'efficacia delle terapie, e un indice che possa, insieme ad altri, indicare come affrontare la patologia e curarla. Il test di laboratorio potrebbe così risultare decisivo sulle strategie per la diagnosi precoce da Covid-19. Adesso non abbiamo un indicatore di percorso della malattia oppure di decorso della malattia. Noi abbiamo solamente la patologia e non abbiamo nessun indicatore che ci dica come sta procedendo. D'accordo? Sì, ci sono degli indicatori su rianimazione, stiamo collaborando con le malattie infettive per vedere se l'intervento di farmaci modifica questo indicatore, se l'intervento di terapie particolari possono influire e influenzare l'indicatore, e se è indipendente per poter dire anche che questo indicatore indica e dia davvero notizia della potenziale guarigione del paziente o dell'alleviare delle sofferenze. Il test è stato già condotto sui malati che si presentano al pronto soccorso con problemi respiratori, di solito già risultati positivi al tampone. Abbiamo già provato e questi dati sono confortanti per proseguire la sperimentazione e quindi poter dare altre informazioni che possono essere utili. I risultati del team di professionisti del San Donato sarà sottoposto adesso all'autorità internazionale.